Salve a tutti ragazzi, ci troviamo a The Hunter, il cacciatore. No, non sono io il cacciatore, io sono semplicemente Emilio, ma che cosa vuole, cos'è questo gioco, cos'è questo cerchio, perché sarà simbolico? Eh sì, lo è. Intanto una cosa che odio quando fanno i giochi, porca troia, options, volume, muto, un cazzo praticamente, e informazioni, queste sono le informazioni su The Hunter. Il gioco è scaricabile gratuitamente, vi metterò il link. Possiamo soltanto iniziare. Cosa che odio, che sappiamo, è che non si esce. Cioè, tu per uscire devi fare sempre gestione attività. Vabbè, pazienza. Vabbè. Cominciamo. WASD per muoverci. R per ricominciare. P per mettere pausa. E possiamo decidere adesso iniziare o indietro. Iniziamo. Allora, intanto il cerchio è una cosa fondamentale. È un simbolo. Non è che c'era a caso sto ring per far uscire Samara. No, è fondamentale. L'ho provato, giustamente devo capire se mi gira, se è parte del gioco in sé, se funziona, come un minimo non funziona. Sono andato poco avanti. Funziona così. Voi pensate che stia ancora caricando, che mi si sia impalato il PC, invece è proprio questo il gioco. They can hear you. Loro possono sentirti. Possiamo muoverci. Praticamente è in 2D, visuale dall'alto, dovreste vederla. Se io faccio così, cioè mi muovo premendo soltanto V velocemente, quindi si muoverà pianamente, ma ciao, lentamente, farò vedere più ondine e vedrete che si verrà quasi a formare un quadrato, un corridoio. È un'ottima strategia quando ci sono queste cose, perché potete ben capire dove che siete. Però dico, possiamo andare anche un po' più spediti, visto che c'è un corridoio. Le onde, pick up. Bene, abbiamo preso una... Guarda, possiamo lanciare. Una freccia. La freccia sarà anche utile, guardate. Se io lancio la freccia, fa rumore e mi espande l'area. Questa è l'unica cosa che ho scoperto finora e poi ho bloccato. Kill him. Andiamo verso la scritta. Questo mi è nuovo. Kill him. Beh, abbiamo una freccia. E loro posso... Oh, cazzo. Oh, merda. Why? Perché no? Why not? For what you did to me, to us. Oh cazzo. O so due o enorme. Facciamolo passare. Merda, va avanti e indietro. Non capisco, cioè qua cammina. Shift to run. E to I. Ah, per camminare piano. Non capisco. Nascosto. Minchia che culo. Torna indietro, torna. Ah, c'è l'armadio. Ah, era proprio l'armadio, non è che mi occulto. A parte sì che mi occulto. Sonora, però
Silenzio con l'ansia pure io, c'è una cosa. Thank you.
posso nascondermi, c'è l'armadio. Che roba, ma cos'è quell'arma?
sparare dopo un poco, questo forse è il vero problema. C'è qualcun altro? Quindi ammazzo uno. Non mi ha fatto sparare. Dentro l'armadio, ma io sto sudando freddo, non riesco nemmeno a parlare. Una roba incredibile. Vabbè. Freccia. Preferisco farli venire verso di me, quantomeno. Al buio servendoci del suono. Dovremo cacciare senza farci uccidere. Essere predatori e non prede. Questo è il gioco The Hunter. Mi scuso praticamente per la mezz'ora di silenzio che ho fatto, ma forse era inevitabile. Perché questo gioco si basa proprio sul rumore. Cioè, il minimo rumore, i mostri arrivano. E poi tutto lasciato molto alla fantasia, quindi diciamo che c'è un'immaginazione che è sfrenata e ci fa salire veramente l'ansia. Questo è un bel gioco, devo dire, come indie è davvero carino. Un po' complicatello, ma basta applicarci un po' e stare più attenti, basta essere più cauti, ecco, più cauti. Vi linko, come ho detto prima, il gioco, che facilmente scaricabile grazie ad internet, è veloce anche perché non è tanto pesante e potrete giocarci. Devo dire che ha girato benissimo, come potete vedere. Che altro dire? Se dovessi dare un voto, non lo considererei proprio un vero e proprio gioco, ma più un passatempo. Ricordiamo sempre che è un indie free, già anzi non possiamo pretendere granché, però abbiamo questo. Bel modo di passare il tempo. Io onestamente spesso mi rompo le palle di giocare sui giochi e stacco con questi. E belli mostro già che ci sono, perché sono belli. Quindi per questa puntata dell'indie della settimana è tutto da me, Emilio. Un saluto anche da tutto il team di Mami Video Rec. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao belli.